Eris nasce precedentemente all'iniziativa Torino Factory, prima di venirne a conoscenza. Era da un po' di tempo che leggevo praticamente soltanto testi mitologici greci. Ho voluto in qualche modo, molto collateralmente, provare a incarnare la figura di Eris, che è comunque rimasta una cosa molto fuori da quello che è il contenitore mitologico originale. Nasce da, diciamo, una serie di letture che mi hanno fatto voglia di inserire queste cinque lettere una di fila all'altra, senza una vera motivazione narrativa. Il mio rapporto con il tutor è stato ridotto veramente al minimo, nel senso che la comunicazione è avvenuta in fase di preproduzione, quando la sceneggiatura che ho scritto era già completata e successivamente a lavoro compiuto. In pratica è stato, diciamo, un parere esterno che ha chiuso come una parentesi quello che è stato l'intero percorso produttivo. Avevamo già le idee piuttosto chiare, di conseguenza, siccome l'aiuto era più creativo che produttivo, non c'è stato un grande bisogno di comunicare. Non vorrei che fosse letta in modo negativo questa comunicazione minima. È stato così. Diciamo che io e gli altri membri, comunque il lavoro chiaramente non l'ho fatto solo, anche se qui sono l'unica apparizione di questo insieme, avevamo già esperienze precedenti, non così massicce. Diciamo che è stato un lavoro quasi totalmente autoprodotto, 80% da me, 20% dal direttore della fotografia, e c'è stato un piccolo aiuto da parte della produzione di Torino Factory, non so se chiamarlo produzione, e diciamo che il tutor non è stato fondamentale da un punto di vista formativo. Le competenze che avevamo c'erano già, chiaramente il semplice fatto di produrre qualcosa aiuta formativamente, ma è stato molto autodidattico, come sempre. Allora, la circoscrizione affidata c'era la 2, che comprende Santa Rita e Mirafiori. Rispetto al piccolo micrometraggio realizzato per la selezione, Eris in realtà preesisteva, come ho detto, a Torino Factory, per cui la sceneggiatura è andata poi in un contenitore che non era previsto, nel senso che era un fatto determinato da qualcun altro. Abbiamo avuto un interesse di tipo estetico sulla circoscrizione, non di narrazione urbana, eccetera. Abbiamo cercato posti interessanti per un qualcosa che in qualche modo si era già formato. In ogni caso, il lavoro di ricerca c'è stato, però non è un lavoro che racconta Torino, assolutamente. Non era l'intento. In qualche modo, chiaramente poi una narrazione di tipo cinematografico, con il solo fatto di catturare l'immagine, quella città la racconta, ma questo è un effetto totalmente collaterale alle premesse creative. Sudore, caldo e luce. Sì, abbiamo girato in estate, 19 agosto. Avevamo conosciuto l'attrice una settimana prima, io ho dormito nel set, c'era una casa, l'unico appartamento che siamo stati in grado di trovare era una specie di magazzino bunker in cui le finestre non si potevano aprire, faceva caldo, abbiamo sudato e c'erano delle luci che scaldavano. È stato molto comunque un'esperienza immersiva in questo miasma fotonico. Allora, la figura di Eris, come ho detto, di derivazione mitologica, è in realtà un pretesto per incanalare due storie che non c'entrano nulla, cioè quella di Eris dei Canti Cipri, che non può andare al matrimonio di Peleo e Teti, è probabilmente frustrata perché potrebbe un po' sfogarsi alla festa nuziale, e l'altra che è quella di una musicista che non riesce più a suonare se non producendo il rumore di una chitarra che viene spaccata. E
quindi c'è questo corpo che è un diapason per due frequenze che non azzeccano niente l'una con l'altra. È molto sbilenco e zoppicante come lavoro. Spero che lo guardi qualcuno. Ma vorrei proseguire su Achille questa volta. Vorrei proseguire con questa trattazione di figure vuote da riempire. Mi viene in aiuto quel tipo di letteratura lì per inserire pezzi dentro, perché sono talmente ambigue e autocontraddittorie nelle versioni che posso infilarci la mia e passare inosservato. Ho bisogno di qualcosa che mi faccia passare inosservato. Affastellamento di livelli che in realtà restituisce una situazione di silenzio, come può essere in musica, per un certo tipo di musica ambient, in cui poi un grande lavoro in realtà di preparazione musicistica arriva a restituire un senso di completa naturalezza, di silenzio, anche se in realtà c'è una grande costruzione, una grande impalcatura alle spalle. Dal punto di vista narrativo, la figura mitologica permette a livello autoriale di inserirsi in realtà in un contesto che è già forse eccessivamente stratificato, e quindi permette di dissolversi e di restituire questa sensazione di flusso che in realtà è già in corso prima di quello che io potrei andare a fare o quello che potrebbe succedere dopo. È interessante provare a recuperare questo tipo di narrazione collettiva in cui non c'è problema nel contraddirsi a vicenda, ma comunque si è parte di un silenzio collettivo. Vabbè, aggiungo questo dal punto di vista produttivo. Venivamo da un'esperienza sempre di cortometraggio che era praticamente un film muto, cioè in cui la musica di Guglielmo Diana, che cito come compositore e sound designer, avveniva successivamente alle immagini. Abbiamo ripreso lo stesso tipo di lavoro, concentrandoci totalmente sulla chitarra, cioè ogni suono che si vede in Eris è prodotto a partire da una chitarra, ogni suono ambientale, tutto quello che si sente, fatta eccezione per le voci degli interpreti, ci sono 3 battute in 10 minuti, quindi non è un grande problema. E c'è stata questa ricerca sull'oggetto della chitarra, che poi è un oggetto scenografico e narrativo. Si è un po' proseguito questo modo di lavorare, tipico di un film muto veramente, cioè il montaggio è dato totalmente dalle immagini. E la musica c'è una composizione costruita ad hoc che però segue totalmente il ritmo dell'immagine, ma rimanendo comunque indipendente. Questo è una cosa interessante, forse. La fotografia di Eris è stata realizzata da Luca Pescaglini, la musica, come ho detto, da Guglielmo Diana, e ringrazio Silvia Narducci e Diego Casale, che sono gli interpreti principali.